È un martedì pomeriggio, ma c'è una voglia di esserci, di cambiare, di lavorare, di sorridere. Prima a Ventimiglia c'era una piazza strapiena, poi ad Alberga, a cui sono particolarmente legato per la storia di questa bellissima città e per il ricordo di Rosy, che ci aiuta dall'alto a continuare a combattere una battaglia che si occupa dell'ospedale. Avevo avuto la fortuna di andare con Rosy a visitare l'ospedale, uno degli ultimi passaggi da queste parti, quindi era la dimostrazione che governare bene una splendida terra si può. Fra un mese e mezzo ci sarà la possibilità di rendere omaggio anche al lavoro, alla militanza, al sacrificio, alla dedizione di coloro che ci stanno accompagnando da lassù. Ho parlato con alcuni medici, con alcuni sindaci, con alcuni volontari del 118, delle ambulanze, quindi è un territorio generoso, laborioso, quello del Savonese, quello della Liguria, però è una terra che ha bisogno di turisti che pagano, non di turisti a pagamento che arrivano dall'altra parte del mondo per non fare un accidente. Anche perché anche prima a Ventimiglia ho trovato tanta gente che la cassa integrazione non l'ha vista ancora da marzo, partite IVA, artigiani, bottegai, commercianti, piccoli imprenditori che non fatturano da mesi. E pensate che ci sono dei matti a Roma che vorrebbero mandare 12 milioni di cartelle esattoriali a partire già dal prossimo autunno, che è una roba che non sta né in cielo né in terra, e come Lega faremo le barricate perché in quelle cartelle esattoriali si faccia un enorme falò nelle piazze italiane, perché le famiglie meritano altro che non la visita di Equitalia dell'Agenzia delle Entrate. E poi, ragazzi, siete un popolo che ieri ha dimostrato al mondo quello che si può fare. Quando si cade ci si rialza senza aspettare, senza domandare l'aiutino, più forti di prima. Genova ha dimostrato quello che la Liguria e l'Italia possono fare in tutto il mondo. Ecco, magari qualcuno che vota governatore, grazie a quella comunità, grazie ai 1000 operai, grazie anche alla testa dura della Lega che insistette per azzerare il codice degli appalti, la burocrazia, e per dare pieni poteri al sindaco, perché i sindaci sono la spina dorsale di questo paese. Quindi ovviamente senza mai arrenderci fino a che le famiglie di quelle 43 vittime non avranno giustizia, perché non bastano le chiacchiere, occorre che qualcuno paghi. E poi, ragazzi, il mondo è bello perché è vario. Io mai nella vita avrei pensato di fare il ministro di questo paese, l'ho fatto al meglio delle mie possibilità, e mai nella vita avrei pensato di andare a processo per aver fatto il mio dovere. Quindi, però non si finisce mai di imparare. Se qualcuno non ha di meglio da fare, sabato 3 ottobre io penso che il Tribunale di Catania dovrà diventare la festa della libertà di questo paese, perché le idee non si processano, i confini si difendono. Per l'Italia i nostri nonni morivano, e adesso guardate come cambiano i tempi. Luglio dell'anno scorso gli sbarchi furono solo 1000, luglio di quest'anno più di 7000. Venendo qua ho parlato col presidente del Consiglio Comunale di Lampedusa. Pensate, una terra straordinaria, un mare incredibile, una cultura, profumi, bellezze, cucine, sapori, hanno questo centro per rifugiati. Poi, ragazzi, ce lo diciamo sottovoce: sono gli unici che scappano dalla guerra col barbonzino al guinzaglio, col cappello d'Italia, con l'iPhone da 800 euro, e non so se girano anche per Albenga, però morire che uno veda un anziano, un disabile e un bambino, sono tutti ragazzi fra i 20 e i 30 anni che sembrano usciti dalla palestra un quarto d'ora prima, è strana quella guerra lì. Comunque, pensate che Lampedusa ha un centro che potrebbe accogliere 160 di questi gentili ospiti, sono più di 1400. E qual è la soluzione proposta da quel genio del ministro dell'Interno? Noleggiare a spese degli italiani delle navi per farli soggiornare sulle navi crociera. Ora, quanto costa? La soluzione è solo una, quella che fanno in tutti gli altri paesi del mondo: chiudere i porti e rimandarli a casa dal primo all'ultimo, perché ne abbiamo anche troppi. Quindi,
In bocca al lupo. E poi ripeto, il problema non è il colore della pelle, perché uno può essere bianco, nero, giallo, rosso, verde, può essere nato ad Albenga, a Bolzano, a Lampedusa, in Sri Lanka, in Ecuador o in Romania. Il problema è essere persone per bene, che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di inserirsi, che hanno voglia di integrarsi. Io ti apro le porte di casa mia, perché l'Italia è il paese più accogliente del mondo. Ti do rispetto, però in cambio chiedo rispetto. Se arrivi dal Benga e inizi a dire non mi piacciono i vostri vicoli, non mi piace la vostra chiesa, non mi piace la vostra cucina e la vostra cultura, torna al tuo paese, perché nessuno ti obbliga a stare qua. Non è che dobbiamo cambiare noi il nostro modo di vivere. Quindi, in bocca al lupo, vi chiedo di non arrendervi mai. Non so se avete notato, ci sono, non per fare, a Milano si dice il piangina, non è, abbiamo le spalle larghe, però i telegiornali sono quasi tutti dall'altra parte, i giornali sono quasi tutti dall'altra parte, le radio, le banche, i poteri forti, le grandi aziende, le multinazionali del farmaco, tutti dall'altra parte a dire quanto è bello Conte, quanto è magro Renzi, quanto è simpatico Di Maio, ma perché? Perché ce lo diciamo sottovoce, anche sul virus c'è gente che ha fatto i miliardi, c'è gente che ci ha guadagnato, alla faccia dei medici che combattevano in prima linea, quindi qualcuno ci ha guadagnato e coi soldi si compra tanto, coi soldi si comprano i giornali, si comprano le televisioni, però non possono comprare una cosa con i loro soldi, voi, la vostra testa, il vostro cuore, la vostra coscienza, la vostra dignità, la vostra libertà. E voi, a differenza mia, dal Lombardo, voi il 20 settembre avete un'occasione che altri milioni di italiani non hanno, perché ormai votare sembra un lusso. Voi 20-21 settembre, manca un mese e mezzo, e sarà una grande lezione di democrazia, di partecipazione. Io penso che con tutti i limiti, tutti i difetti, tutti gli errori che si possono commettere, in questi 5 anni la Lega ha dimostrato che Regione Liguria può tornare a correre ed essere una delle prime regioni italiane, non una delle ultime regioni italiane dove la gente scappa, quindi il 20 e 21 settembre potete dare un grande segnale di orgoglio, di libertà, di identità, di bellezza, di sicurezza, di democrazia. Questo è un territorio che vive anche di bellezza, di agricoltura, di fiori, di mare. Pensate che i fenomeni che c'erano prima regalavano pezzi di Mar Ligure ai francesi, cioè noi regalavamo pezzi di mare, in cambio i francesi ci mandavano gli immigrati a Ventimiglia. Pensate che geni assoluti che abbiamo. Quindi in bocca al lupo, conto su di voi. Io vi do solo la mia parola d'onore, che con tutti i miei limiti, tutti i miei difetti, più mi indagano, più mi attaccano, più mi insultano, più mi minacciano, più mi processano, più mi danno forza e voglia di combattere per il mio paese, per la mia terra, per i nostri figli e per la nostra libertà. Viva Albenga, viva Rosi Guarnieri, viva tutti voi, e da qui al 21 settembre, paese per paese, negozio per negozio, per mandare a casa una sinistra che ne ha combinate anche troppe. Voi vincete Liguria e noi torniamo al governo a livello nazionale. Nel nome del lavoro, della sicurezza. È un impegno su tanti. Non so se avete visto che fra le richieste dell'Europa al signor Conte per stare tranquillo c'è quello di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Come se andare in pensione dopo 40 anni di fabbrica fosse un regalo. Vi do la mia parola che se proveranno a tornare a fregare lavoratori e pensionati rimettendo in vigore la legge Fornero, daremo battaglia paese per paese, città per città, perché col lavoro degli operai non si scherza, e quindi dasselo a spiegarlo loro. Ultima riflessione è per uno dei ministri più brillanti, più efficienti, più capaci e più concreti della storia della Repubblica Italiana, il ministro Azzolina. Il ministro Azzolina, ma devi essere un genio a inventarti i banchi con le rotelle. Devi avere una marcia in più. Cioè, abbiamo 200.000 insegnanti precari. La CISL, quindi non Salvini, la CISL
denuncia 85.000 cattedre scoperte alla riapertura delle scuole. Ci sono i presidi che non hanno soldi per sistemare le scuole. Ieri è caduto il controsoffitto di una scuola di Bari. Ci sono palestre chiuse, aule magne chiuse. C'è questo geniale ministro che ogni tanto dice: un po' di bambini andranno a scuola alle 7, un po' di bambini usciranno alle 2, qualcuno va a scuola al museo, qualcuno va a scuola al tendone, e le mascherine, e il plexiglass, e i blanchi con le rotelle. Datemi una mano, perché la scuola è un tema troppo serio. Il futuro dei nostri figli, i bimbi di 6, ma ve li vedete bimbi di 6 anni con i banchi con le rotelle chiusi nel plexiglass? Ma vuol dire non capire niente. Un bambino ha bisogno dell'abbraccio della maestra, del sorriso della maestra, dell'abbraccio del compagno. Quindi usiamo la testa, ma torniamo a vivere da persone per bene. Quindi un governo che ha già deciso quando comincia il campionato di calcio, ma non ha ancora deciso se e quando riaprono le scuole, è un governo che evidentemente ha qualche problema. Ci dicono che c'è lo stato di emergenza, quindi per carità bisogna rispettare le regole e le leggi, quindi gli italiani mandano i militari nelle spiagge a controllare che i bagnanti magari ad Albenga stiano a un metro l'uno dall'altro, e fanno sbarcare 7.000 balordi che vanno in giro per l'Italia a fare quello che vogliono senza mascherine, senza niente. Quindi buoni sì, ma fessi no. Viva Albenga, viva la Liguria, viva la Lega, e grazie a voi per quello che farete da qui al 20 settembre. E vi aspetto tutti con me in tribunale a Catania, che ci arrestino tutti quanti. Grazie a tutti.